chiamano gli altri. Beh, sì, certamente, perché insomma poi la partita avevamo anche sbloccata, abbiamo preso un gol evitabile, potevamo fare meglio, eravamo in superiorità numerica e ci siamo andati a infilare in una situazione in area di rigore 2-1 quando potevamo mettere la palla diversamente. Poi abbiamo subito un break dove siamo stati anche sfortunati, perché Verori ha toccato questa palla involontariamente, gli ha consentito lo smarcamento di un giocatore della Carrarese che poi è stato bravo a trovare il compagno, e quindi non siamo stati fortunati nell'episodio, però complessivamente siamo stati un po' incostanti, alcuni non hanno dato l'apporto che mi aspettavo di dare, forse abbiamo pagato qualcosina dal punto di vista fisico con qualcuno, e poi ci abbiamo provato fino alla fine alzando il baricentro di nuovo dopo l'1-1 e avendo anche qualche situazione in cui la potevamo ripassare in vantaggio. Non siamo stati bravi, ma la Carrarese non ha rubato nulla. Ma secondo me la parte iniziale dei due tempi, diciamo, ci sono state difficoltà. Abbiamo qualcosa nel primo tempo? Ma all'inizio abbiamo commesso tanti errori tecnici, i primi 15 minuti, pronti via. La stessa cosa è avvenuta all'inizio del secondo tempo. E poi ripeto, comunque la partita l'avevamo in pugno. Abbiamo fatto una chiusura difensiva conseguente a una situazione in cui potevamo fare meglio nella proposta gioco, perché nell'azione del gol che abbiamo preso Nsita si è infilato in mezzo a due, si era proposto, c'era un cambio gioco dall'altra parte, loro erano scoperti in quel momento, e poi invece è nato questo rimpallo, hanno dato palla al portiere, hanno giocato e poi è avvenuto quello che è avvenuto. Però non è che ci eravamo presi chissà quali rischi, stavamo controllando bene la partita. Sì, l'inizio dei due tempi abbiamo commesso tanti errori di tipo tecnico. Nel secondo tempo c'è stata un'azione dove noi pensavamo l'espulsione per un giocatore della Carrarese che era stato colpito, Giannis. Voi dalla panchina, soprattutto, che cosa ha potuto vedere? Il quarto uomo ha detto che è il quarto uomo, poi non so chi arbitra, il quarto uomo o se arbitra l'arbitro, il quarto uomo, ormai sono in collegamento, ha detto che c'era stata soltanto una spinta, però poi alla fine il Lannes aveva il labbro spaccato, quindi vabbè, ammonito tutti e due, stranezze del calcio, insomma, non è questo che ha determinato la partita, chiaramente. Mister, possiamo dire due punti persi? Due punti persi perché li abbiamo persi, però la Carrarese con molta obiettività non ha rubato nulla. Noi non siamo stati i soliti. Mi è sembrato che qualcosina dal punto di vista fisico l'avessimo pagata e non siamo stati bravi. Anche se abbiamo giocato una discreta partita, ma non siamo stati bravi e intensi come ci capitava di fare nell'ultimo periodo, no? Negli ultimi due mesi. Poi però eravamo passati in vantaggio, abbiamo creato i presupposti anche per chiuderlo, per non rischiare. È stato un episodio perché abbiamo commesso sicuramente un errore, come ho detto prima, però se andate a rivedere l'azione del gol, ci eravamo comportati bene dal punto di vista difensivo, poi questo passaggio che sarebbe stato intercettato è stato deviato da Veroli, casualmente, fortuitamente, loro hanno trovato questa situazione. Poi ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo avuto anche un paio di occasioni per portarla a casa la partita. Non avremmo rubato nulla, ma così come è vero che la Carrarese comunque il pareggio l'ha meritato. Si parlava di atteggiamenti, anche arbitrando domenica scorsa in qualche occasione, soprattutto all'inizio dei tempi, c'era stato un avvio un po' così sottotono della squadra. E forse in questo è dove deve lavorare il Pescara, perché si è visto che in queste giornate è riuscito a migliorare molto anche di reparti, però l'atteggiamento è quello che non può mancare in questa squadra. Ma all'inizio del secondo tempo sì, abbiamo perso tanti palloni in uscita, potevamo andare a giocare sul campo aperto, abbiamo conquistato palla ai 20-25 metri,
abbiamo commesso tanti errori tecnici di controllo, di distribuzione, di appoggio con gli attaccanti, e lì è chiaro che alimenti la pressione dell'avversario che in quel momento ci sta attaccando, noi ci stiamo difendendo, non siamo stati bravi, inizio del secondo tempo non siamo stati bravi, è vero, ci è successo anche a Viterbo, ma sono fatti episodici che dipendono un po' dalla scelta che il giocatore fa. Come atteggiamento di squadra non è che abbiamo fatto male, la squadra mi è anche piaciuta dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'intensità, dell'aggressività, però forse abbiamo pagato qualcosina dal punto di vista fisico e soprattutto poi abbiamo commesso questo errore nell'occasione del gol del pareggio, poi ne avevamo fatto anche un altro con una palla che abbiamo perso distribuendo il gioco con il Lanes velenoso in cui loro sono stati pericolosi. Però non abbiamo mai rinunciato ad attaccare, a crederci alla vittoria, e abbiamo anche costruito situazioni in cui la potevamo anche vincere nuovamente la partita. Quanti sono i Cernigoi come li ha visti in campo? Abbiamo messo perché in quel momento 20 minuti, 25 minuti Cernigoi stava entrando a fare il riferimento centrale, poi in quel momento abbiamo preferito fare un'altra scelta, ci hanno pareggiato la partita, ho preferito fare un'altra scelta e quindi giocare con due di struttura davanti, ma abbiamo creato così delle situazioni importanti che però non siamo stati bravi a concretizzare, ma complessivamente la squadra ha giocato un po' al di sotto di quello che ha fatto nell'ultimo periodo e questo non mi è piaciuto, ma probabilmente anche un fatto fisico o qualche forma di appagamento mentale che non dovrebbe essere così, ma probabilmente il fatto fisico, insomma, qualcuno era un po' stanco, non abbiamo tanti cambi soprattutto sugli esterni, Zappella ad esempio alla fine l'ho dovuto cambiare. Niente, andiamo avanti, il calendario è così, si gioca ogni 3 giorni, però adesso rientreranno un po' di giocatori. Posto? Volevo chiedere al mister, no? Sono arrivato, facciamo un gioco, non so se ha detto qualcosa sul ritorno del titolare di Nzita, sembrato comunque giocatore diverso dalla sua ultima versione. Sì, ha fatto una buona partita, poi ogni tanto si va a infilare in situazioni in cui non si deve infilare, ha fatto una buona partita, è un giocatore che può crescere, ha fatto quello che mi aspettavo.